Ancora fresco di trofeo il nostro presidente dei Pizzaioli Napoletani, un'associazione grande, importante. Allora, presidente, intanto è la prima volta che l'arte del pizzaiolo napoletano entra in un tempio così. In un tempio così egregio è importantissimo per noi, anche perché naturalmente non ce l'aspettavamo qui, avere un premio in questo tempio, come dicevi. Siamo onoratissimi di essere qui in quanto l'arte del pizzaiolo napoletano è stata candidata all'UNESCO e naturalmente la vittoria, diciamo, è quasi meritata. Sono raccolti circa 2 milioni di film, naturalmente un po' in tutto il mondo. Ora, presidente? Era ora perché è un mestiere di circa 300 anni, naturalmente dopo 300 anni si manipola ancora a mano, insomma non ha avuto nessuna differenza, 300 anni fa si faceva la pizza con le proprie mani e oggi si continua a fare la pizza con le proprie mani. Una vera e propria eccellenza, quali sono adesso gli obiettivi del futuro dei pizzaioli napoletani e della loro arte? Continuiamo così avanti tutta? Continuiamo così avanti tutta, anche perché il prossimo obiettivo sarà quello di far inserire nelle scuole alberghiere l'arte del pizzaiolo, perché non è possibile che in Italia non si insegni nelle scuole alberghiere la pizza. Ed è un problema gravissimo in quanto non riusciamo ad espletare le domande di pizzaioli che ci richiedono un po' in tutto il mondo, solo le scuole alberghiere potrebbero aiutarci e dare delle nuove direttive ai giovani e un nuovo futuro per i giovani.